Continua a far discutere la decisione del Comune di Pescara di inserire tra i progetti finanziati dal Ministero delle Infrastrutture anche la proposta di restaurare e coprire con un tetto il Teatro d'Annunzio. Sono contrari l'ex presidente della provincia Tino Di Sipio e la presidente dei premi internazionali Ennio Flaiano Carla Tiboni, mentre è favorevole il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Guerino Testa, che nel 2015 era stato tra i promotori del progetto insieme ai consiglieri Massimo Pastore ed Alfredo Cremonese, attuale assessore al turismo e grandi eventi. Prendo la paternità di questa idea insieme ai miei colleghi. Qualcuno ha detto che nessuno si è preso la paternità e lo smentisco, perché già nel 2015-2016 noi presentammo questo progetto che va ad ingentilire, a ristrutturare il Teatro d'Annunzio oggi e renderlo più moderno, fruibile 12 mesi all'anno. Oggi Pescara è una città viva, una città moderna, alla quale però mancano i servizi, e il primo penso che sia proprio il teatro. Questo progetto prevedeva ovviamente l'ammodernamento, la ristrutturazione del teatro, che oggi per alcune parti è fatiscente, la copertura con una copertura retrattile, quindi che può essere modulata a secondo delle condizioni climatiche, e quindi rendere fruibile, come ho detto prima, 365 giorni all'anno. Ad esempio, proprio in questi giorni, a giornata di ieri, era previsto un concerto, uno spettacolo teatrale, non si è potuto fare per le condizioni avverse. Se ci fosse stata questa copertura retrattile, si poteva garantire nella giornata di ieri la manifestazione. Quindi io spero che questo progetto venga accolto dalla stragrande maggioranza dei pescaresi, anche dalla parte politica, perché è una evoluzione moderna di uno spazio culturale che oggi deve essere abbellito e non è fruibile 365 giorni all'anno. Aggiungo che quel quadrante di città deve diventare sempre più il polo turistico, culturale e congressuale, perché nella nostra città, nel nostro Abruzzo, manca un vero e proprio centro congressi modulato, e l'attuale Flaiano potrebbe diventare, una volta ristrutturato, uno spazio congressuale importante.